Oh, ragazzi, buonasera, buongiorno, buonanotte. Oh, ma che razza di allenatore vengo, ragazzi? Che razza di allenatore? Mediocre, ragazzi, mediocre. Me dà fastidio. Me so vergognare sentirlo in conferenza stampa. Me so vergognare sentirlo in conferenza stampa. E ora, i giornalisti là, tanto. Noi dice la verità, non dicono la verità di come va la Juventus in generale, così no. Non li vanno a chiedere domande mirate, no? Gli chiedono: Miretti resta alla Juventus, Di Maria può giocare più a centrato, Pellegrini verrà sostituito, domani giocherà con la difesa 3. Si aspettano nuovi arrivi, cosa pensa delle sue avversarie, come sta Vlahovic. Ragazzi, non è che dicono, cioè mi basta un giornalista che va a domandargli, a chiedere una domanda mirata. Allegri, quando cacchio spettito? Quando cacchio ti aspetti a giocare meglio questa squadra qua? La Juventus, quando aspetta di creare una squadra vincente, una squadra che ha voglia di dimostrare qualcosa? Quando? Quando? No, ovviamente queste domande sono mediocri per noi tifosi, che noi vogliamo la verità, che noi vogliamo la verità. No, che Allegri si nasconde con risposte banali. Ragazzi, non ci siamo, non ci siamo, ma siamo allo sbando, siamo allo sbando più completo e più lineare che ci sia al mondo. Ragazzi, siamo a vergogna dei ultimi anni con questo allenatore, con questo pseudo allenatore qua, che non dà frutti sperati, non dà sostegno, non dà una competenza tecnica, tattica, fate quello che volete, ma ragazzi, no, 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 no. E poi. Non è che ci chiamiamo, che chiamiamo Juventus? Solita domanda, solita risposta. Ma un po' l'ha cambiata. Un po' l'ha cambiata, adesso non mi ricordo. Ma non è che ci chiamiamo Juventus e bisogna vincere. Bisogna confermare che bisogna dare un qualcosa. Io non parlo per gli acquisti, ha detto. Io non parlo per gli acquisti, però dobbiamo migliorare e soprattutto in difesa. Ma va! Che vergogna, ragazzi. Non so come sono, ragazzi, perché mi disgusta a vedere sto allenatore qua. Ad ogni conferenza stampa. PS, ringrazio tutti, piccola premessa, ringrazio tutti per gli spettatori, quasi 80, della conferenza stampa di Allegri, ma ovviamente tutti non vedono l'ora di sentire il grande stratega a dire la sua. Su come va gli obiettivi della Juventus, ma noi speriamo che vada via al più presto possibile questo allenatore qua. Perché noi possiamo dare fede, però a noi come società Juventus
non vede che noi tifosi ci siamo rotto le palle, ci siamo rotto le palle, no? No? Lui continua per la sua strada, si fa una sua ipotesi, una sua idea sbagliata e vecchia, che bisogna migliorare, e bisogna avere tempo, e bisogna sperare, e non è che siamo qui a vincere un obiettivo, un qualcosa che dobbiamo superare, degli scogli, dobbiamo superare dei problemi evidenti, perché ci sono dei problemi evidenti in questa Juventus. Ma il problema grande sei tu, Allegri, dai. O siamo noi che siamo deficienti, come, scusate il termine, come tifosi, che noi non capiamo te come vuoi interpretare ogni tua conferenza stampa e le tue idee, o siamo noi che non capiamo di calcio, o non siamo noi che non capiamo di calcio, ma non dobbiamo sottomettere la tua ipotesi di calcio come la vedi te, perché noi vediamo tanto avanti, ma tu non te ne accorgi, e questo è un grande problema, sia per te, sia per la dirigenza, e per la gestione della squadra. È inutile che hai detto che i giocatori sono sereni, sono contenti, e dobbiamo lavorare per migliorare. Ma hai avuto un anno, e la dirigenza ti fa il mercato, ti compra di qua e di là, tutto, ma alla fine cosa rimane? La merda di non avere un gioco, quello è. Perché è anche inutile a pensare che, anche se siamo alla prima giornata e giocheremo contro il Sassuolo, non crediate, ovviamente, tanti dicono tanto, è la prima giornata, non è che vediamo uno spumeggiante gioco, però la realtà è la cosa concreta si vedrà contro il Sassuolo, e da là in avanti, perché ci saranno tanti problemi. Ci saranno tanti problemi di rendimento, di preparazione atletica, di incoraggiamento a fare meglio, ma vedremo la solita merda. Quello è, ma quello ci teniamo. Purtroppo Allegri è il... Come si dice? Non so, è l'incarnazione ormai nativa della Juventus. Non c'è nulla da sperare, da credere e da essere contenti. Perché ad ogni conferenza stampa, intanto è un mortorio, primo. Ma secondo, sono tutte scuse. Sono tutte scuse, perché ad ogni risposta, lui copre la verità. Perché sa che l'evento va male, ma non lo dice. Però noi, come tifosi e come utenti che crediamo realmente alla Juventus, e ci crediamo, e la tifiamo, perché sono tanti anni che seguiamo la Juventus,
la conosciamo meglio di te. A posto. Ragazzi, io sono incredulo, ma sono ovviamente disgustato, ma ovviamente ci siamo fatti il callo di sentire sempre le solite scuse in conferenza stampa, ma ad ogni partita che facendo in campo Allegri ogni partita, facendo il solito gioco di merda. Ma questo Allegri non lo capisce e resta e resterà sempre nella sua mediocrità di saper non allenare una squadra che da tanti anni è vincente. È stata vincente, ma rovinata da questo allenatore. Ragazzi, speriamo che ho fatto una buona analisi. E mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, condividete e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!